giocare una partita. No, è stato molto piacevole vedere l'affetto dei tifosi in questa situazione e credo che sia un gran merito anche quello di aver riportato insomma un po' di entusiasmo dopo insomma, il distacco che c'è stato inizialmente, per cui è un altro obiettivo che abbiamo raggiunto. Però il bello che viene adesso sarebbe bello provare a continuare questo sogno, ma già domani ci dobbiamo svegliare perché avremo una partita complicatissima con una squadra che ha 19 punti in più in classifica, con una squadra che ha 2 risultati su 3, ma che avrà di fronte comunque una squadra che vorrà provare a fare lo scherzetto in un altro derby. Senta, per domani il piano partita cosa prevede? Aggressività subito per trovare il gol e poi gestire, oppure lento e poi... Ma può essere, dipende da tanti fattori, è chiaro che non potrei avere nella testa o aver dato comunque delle direttive ai ragazzi, poi sarà il campo a dettare un po' il trend della partita. Io credo invece che più si andrà avanti su un binario di equilibrio e più magari dall'altra parte potrebbe esserci un po' più di timore, in quanto più si avvicina alla fine magari inconsciamente si abbassi un attimino, si lasci più campo agli avversari, per cui da quel punto di vista lì potrebbe essere una cosa che ci agevola avere la partita in equilibrio per più tempo. Ha dei dubbi di formazione? Abbiamo visto Sbampato che lavorava a parte. Sì, Sbampato purtroppo venerdì ha avuto una distorsione alla caviglia. No, scusate, giovedì sembrava una cosa da niente, in realtà purtroppo è un trauma che non gli consentirà essere della partita, per cui avremo necessariamente bisogno di sostituirlo con Giura o con un mancino che giochi dalla parte opposta. E invece che è uscito prima, visto che ha smesso prima di chi? Sì, lui ha sempre questi problemi alla caviglia che si porta dietro da tanto tempo, ha fatto anche una risonanza dove dimostra che non esiste niente, per cui anche il giocatore dovrebbe capire che in un momento come questo deve cercare di andare sopra al dolore, perché potremmo avere, anzi abbiamo bisogno di tutti, di tutta la rosa. Santini sta bene perché si è visto... Sì, ci sono giocatori in ottime condizioni, da Santini a Camadù, che nonostante il problema di pubalgia, probabilmente il gol gli ha dato quella scossa che l'ha rivitalizzato, per cui ci sono veramente delle problematiche in senso positivo nella scelta degli 11. Perché ci sono molti giocatori che stanno bene, questo è sicuramente un fattore che mi fa ben sperare per la partita di domani. Anche Badan sta bene, che aveva una fasciatura. Sì, no, era solo una fasciatura protettiva per un'escoriazione, nulla di che. E la di Panditella, la formazione diciamo con Gazzi Santini, è un'ipotesi di formazione titolare o era semplicemente una Panditella mista? Siamo sicuri che qui non ci fosse qualcuno dalla Provercelli, lui. Infatti, essendo c'è stato ieri, porte chiuse il lavoro. Esatto, quindi. Oggi l'ha fatto per la platea. Esatto, l'abbiamo fatto per far sentire comunque alla squadra il calore dei tifosi, per cui dal punto di vista delle scelte ce li ho ben chiare nella testa, di sicuro non le ho mostrate oggi. Anche tra i pari? Tra i quali invece è una certa sicura. No, io credo che continuerò con Pop, anche perché potrebbe essere controproducente in questo momento ricambiare di nuovo. È giusto, voglio dare continuità a Jonut, sapendo che pure Cucchietti comunque ha fatto bene, ma adesso è il momento, è il turno di Pop. Come se lo aspetta la Provercelli? Ma io mi aspetto una squadra, da quello che si legge, anche aggressiva nelle prime battute, che cercherà di mettere la partita sui binari più agevoli, cercando di sbloccare il risultato il prima possibile, per cui mi aspetto sicuramente una squadra molto alta, molto aggressiva, che non faccia giocare dal basso la nostra, e
e quindi chiaramente dovremmo essere bravi a fargli, a dargli delle preoccupazioni, a creargli dei pericoli, perché dal punto di vista psicologico, creando delle situazioni pericolose, potrebbero quantomeno subire un attimino il contraccolpo e potrebbero... Rispetto a quando li ha incontrati lei battendoli qui, ci sarà una marella in più, è un che uno che porta problemi. È un fattore anche su delle... Anche alzi. Sì, però una marella in più, col piede, di calciare le cose da fermo, il modo di crossare, è chiaramente fuori categoria, sì. E uno che mette in mezzo palloni che danno fastidio. Senza dubbio, dalle palle native possono derivare grandissime preoccupazioni, grandi pericoli da parte nostra, perché è un giocatore che ha un'abilità da fermo importante, ma è anche un regista spostato sulla fascia, quindi non solo sulle palle native, ma è un giocatore che dà ulteriore qualità a una squadra che già di per sé, quando l'avevamo affrontata qui, ha mostrato di possedere una buona organizzazione di gioco. Quanto pesa la testa? Perché Alessandria arriva in volata all'ultimo, la Provercelli pensava di non farlo questo turno, di entrare almeno da quello successivo. Quanto sì, gioca questo? Ma sicuramente è un fattore determinante nei playoff, l'aspetto psicologico, perché alla fine in certe situazioni pesa questa pressione, indipendentemente credo dal fattore esterno, quindi pubblico. Ma una squadra favorita che abbia anche meno pubblico dalla propria parte, secondo me sente una pressione interna maggiore rispetto a un avversario che probabilmente, diciamo che non ha niente da perdere, poi in realtà quando si perde una partita dà fastidio a tutti. Però sulla carta loro hanno dimostrato nel corso del campionato di essere superiori e si devono giocare in una partita dove tutto può succedere, il passaggio del turno, con due risultati su tre, eccetera, eccetera, ma questo è, secondo me, la testa potrebbe influire in maniera negativa su chi ha sicuramente i favori del pronostico. Avendolo perso sul filo di là. Sì, sì, soprattutto perché magari non si aspettava o ormai era proiettata ad entrare un turno successivo, e quindi questo può essere un fattore che può arrivare dalla nostra parte, ma sarà poi alla squadra, alle squadre in campo a fare gol. Sì, a portare questi pseudo vantaggi che sono a bocce ferme anche nella realtà della partita. Mi sta quasi 1000 tifosi al seguito. Beh, è quello che dicevo prima, è un altro veramente motivo di orgoglio da parte dello staff, da parte dei giocatori, comunque aver risvegliato una piazza che potenzialmente ha un seguito grandissimo, ma che io non ho visto da quando sono arrivato, per un naturale calo di interesse visto i risultati che non erano in linea con le aspettative. Per cui questo sicuramente è un motivo di vanto, di orgoglio, e dovrebbe dare un ulteriore incentivo alla squadra per scendere in campo con la cattiveria necessaria per rischiare il tutto per tutto. Grazie, Chiarelli. Stanno bene, stanno bene per le loro rispettive situazioni, però non sono convocabili almeno per questa partita, soprattutto Prestia. Poi se si dovesse andare avanti nel percorso, probabilmente il primo sarà Prestia ad essere arruolabile, però sta ai compagni permettergli poi di arrivare ad essere convocabili. Grazie.